buonasera, bentrovati e buon compleanno Interciani, buon compleanno, buon compleanno. Com'è? Scusi, salutino, com'è? Il saltino, cosa fa? Chi non salta, com'è? No. Buon compleanno, bentrovati, bentrovati. Allora, sì. Posso, buon compleanno. Oh, buon compleanno, ma non esageri però. Allora, 10 anni di Inter Channel, sembra ieri, signor Caldara, avevamo i pantaloncini corti. Ancora questa storia, forse no. È nata proprio allora. Sì, sì, è vero, sembra ieri. Ma eravamo giovani, sì, 10 anni fa. Sì, direi proprio di sì. Eravamo giovani, ma un pochettino più giovani, avevamo 10 anni di meno. Oh, allora, quante cose sono cambiate nel calcio, quante cose sono cambiate a Inter Channel, soprattutto nell'ultimo periodo, onestamente, ma noi siamo qua per rivivere un po' tutti insieme quello che sono stati questi 10 anni. Ovviamente non vi faremo rivedere tutto, ma questa è una sorta di puntata pilota di quello che sarà un appuntamento fisso mensile per i prossimi 12 mesi, in cui andremo a rivedere con anche i protagonisti di questi 10 anni di storia del canale tematico Nerazzurro quanto è accaduto. Quindi rivedremo interviste, servizi, ospiti, avremo modo di rivedere conduttori che andranno a rivedersi. Per esempio, io ho preparato subito una sorpresa. Sì. Quando lei, che era un giovane all'epoca, sì che era allora, giovane. Io sono ancora giovane. Ah sì? No, cioè sì. Le farei commentare, sì, quando lei era giovane. Era, sì, bello rivedersi. Grazie. Lei si guarda mai le fotografie di quando era bambino, non sì, so, quando sì, giocava a calcio sulla fascia, sì, che ancora sì, saltava sì, l'uomo. Ancora adesso lo faccio. Molto bene. Allora, in realtà guardi che cosa le facciamo vedere. Subito questo, stia a vedere. Nell'universo del calcio è nata una nuova stella. Inter Channel. Un'esplosione di immagini, interviste, informazioni. Per entrare direttamente nel cuore della squadra nerazzurra. News, servizi e speciali sulla TV ufficiale interista. Buonasera da Inter Channel. Parliamo ora di mercato, le verità, in esclusiva per Inter Channel dalle parole del presidente. Ed ora in 300 secondi i gol più belli del mese. Le emozioni, i fatti a casa tua. Tutti i giorni, 24 ore al giorno, per 365 giorni, più di 300 partite. Rientriamo in studio, ma con l'appuntamento quotidiano, l'appuntamento con la conferenza stampa del giorno, giorno di vigilia quest'oggi, e come tradizione parla il tecnico Marcello Lippi. Andiamo immediatamente con le immagini in sala stampa. Tutto questo e molto di più da settembre su Inter Channel. In offerta speciale per tutti gli abbonati a di più a sole 10.000 lire al mese. Chiama subito il numero 0270 1370. Oppure rivolgiti ai rivenditori autorizzati di Telepiù. Allora, la maglia giusta, che gol che faceva. Mamma mia. Allora, questo è stato il promo che andava in onda, è andato in onda per luglio, per tutto agosto, fino al 19 di settembre, cioè era il promo che andava in onda allora su Telepiù, si chiamava certo. Telepiù, che annunciava che sarebbe nata il canale ufficiale. Che cosa le è balzato subito all'occhio rivedendo e ascoltando queste parole? Faccio un quiz, le faccio. Ma che senso, facevi ridere tu 10 anni. Ma come facevo ridere? Ma sono uguale, guardi, sono meno capelli, cioè più corti. No, vabbè. No, stai meglio adesso. Sì. Ma cosa è balzato lì? Come Sean Connery. Sì, bravo, è vero, esatto, sì, 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 poi va molto di moda. Ma è un insieme di immagini di giocatori che sinceramente non fanno più parte della storia dell'Inter, certo. Ma chi se ne frega, è la storia, quindi come tale cambia. E qualcuno è rimasto, Qualcuno è rimasto. E avremo modo di incontrarli nel corso della settimana. Tra l'altro, Robby, ma un particolare. Sì, le lire? C'erano le lire. Ah, sì, è vero, 10.000 lire. Particolare, sì, passato, beh, 2010 anni. Passato subito dopo si sarebbe passati tutti quanti all'euro. Noi quel programma a cui tu facevi riferimento prima, di fatto l'abbiamo già iniziato quest'anno, cioè quello di far rivedere, certo, perché iniziando il 2010, iniziando il 2010 dovevamo comunque entrare già nel decennio, e quindi abbiamo cominciato. Quest'anno lo seguirà Roberto arricchendolo di
personaggi in studio, quindi non solo il contributo storico, ma anche il personaggio che aveva dato vita a quel contributo storico in carne ed osso, lo porteremo qui in studio, non in questo studio, ma in quello che poi diventerà il vero studio Interchannel che sta nascendo, perché poi io ti accompagno in questa parte iniziale, che adesso tu spiegherai con me, nel senso il filo temporale di Interchannel, ma ci rivedremo alla fine con il sottoscritto e con il presidente Moratti, assolutamente, al quale abbiamo fatto fare un giro, che hai intervistato. Ho intervistato rispetto ai circa 10 anni del canale, perché è lui che, perché a volte l'idea sembra, diciamo, esatto, magari le cose come stanno, cioè nasce da un'idea del nostro presidente. Assolutamente sì, all'Inter spesse volte capita che quello che accade sia un'idea del presidente, non è sempre scontato che nelle società tutto quello che accade sia idea del presidente, in questo caso però è stata proprio una sua pensata, una volontà quella di realizzare questo canale, e gli facciamo fare un giro che diventa, è stato interessante per lui, ma diventa credo interessante anche per tutti i nostri abbonati. Viene fatto fare un giro negli studi, in quello che era lo spazio dedicato a Interchannel prima, come sta diventando, quindi cambiando totalmente il proprio volto e diventando molto più bello, ma speriamo che lo possano apprezzare accendendo il televisore. Noi avremo modo in questa serata anche di leggere tutti i messaggi che vi ringraziamo, avete scritto, sono tantissimi, cercheremo di dar voce a tutti o quasi, perché insomma quando ti fanno gli auguri cosa dice? Grazie. Grazie. E allora, guardi, subito gliene posso leggere uno? Sì, sì, volentieri. Laura da Milano, finalmente sono di nuovo abbonata, quindi sì, vuol dire che si era persa il cammino, nel tempo, facendo, nel tempo, ma nel è tempo, ritornata, poi è abbonata al canale più bello del mondo. Dia grazie. Grazie, probabilmente troppo. Lo dica bene. È proprio detto così, però grazie veramente. Grazie per quello che Laura. E anche quello che ci ha raccontato. Ma non era presidente. Più abbonata a causa lavoro in giro, adesso ha di nuovo una fissa dimora. Sì, beh, detto così sembra detto un po' così particolare. Sembra, e il canale del mio cuore, la vecchia trattorina della Valsesia, adesso l'Alla 25, perché passano gli anni. La trattorina della Valsesia. Perché, però il trattore è rimasto, quindi potrebbe ancora essere attuale. Pronto a ricominciare, bene. grazie Laura, ci fa piacere ritrovarla così dopo. Sì, perché poi tra l'altro sono tanti quelli che ci hanno seguito dal primo mese a oggi, quindi e tendono sempre a rimarcarlo, giustamente, sono 10 anni di... Mi dica 3 programmi che sono rimasti integrali nei 10 anni. Le chat, il telegiornale, la rassegna stampa, gli appuntamenti. È un quiz è diventato. Ma perché io lo faccio anche agli amici a casa, lo chiedo a lei in qualità di ospite d'onore, ma la rivolgo anche a chi ci sta seguendo da casa, che diranno lo so. Spieghiamo perché ospite, perché oggi, come dicevamo prima, come stavamo cercando di spiegare prima, il filo conduttore sarà temporale, ovvero Roberto che ha iniziato. Quello che c'è fuori. Sì, ovvero Roberto che ha iniziato. Possiamo essere seri, no? E Roberto che è colui che ha iniziato a produrre veramente televisivamente questo canale, nel senso che lo produceva sì, ma era anche il primo volto di Interchannel, accompagnerà voi tutti attraverso appunto 10 anni di vita con i protagonisti. Allora comincio io che sono il più anziano e poi seguirà. Vede che l'ha messo alla fine? Qua la volevo. A questo dovevamo arrivare. E poi continueranno tutti i giornalisti che ci hanno man mano aiutato a creare, a portarvi ovviamente il prodotto nelle vostre case, e quindi con le varie annate arriveranno i vari Monzani, Villa, Beccalossi, via discorrendo, salutando e allargando il discorso e ringraziando tutti coloro che qui ci hanno lavorato, certo, e che hanno reso questo canale quello che è oggi. E quindi questa puntata vuole essere anche un ringraziamento doveroso. Dei percorsi di formazione, trovando poi lavoro anche altrove, ma con l'orgoglio di aver contribuito alla formazione, chissà se dei bravi o non bravi giornalisti, abbiamo cercato di fare il meglio per mettere in condizione. Poi qui ha lavorato sempre tutti i giovani. Sì. Quindi vuol dire che in questo senso ci associamo. Sai che uno è giovane quando sta con i giovani. Sì. Ci scrive Salvatore, il trattor vibonese, abbonato da sempre, lo ricordiamo, da un po' ha avuto qualche problema, forza e in bocca al lupo di salute, ma adesso speriamo che stia meglio. Ci fa un augurio speciale al nostro canale tematico che ci fa sentire vicino ai nostri campioni. Questo è un altro dei claim, come si dice, il nostro ultimo fine, Roby, cioè quello di veramente essere
essere il mezzo per antonomasia, cioè il canale che veicola la squadra in casa di tutti quanti. Infatti io ho sempre porta l'Inter a casa tua, esattamente, diciamo. Cioè quello a cui abbiamo sempre puntato è cercare di far vedere anche l'altra faccia del calcio, quella più intima, intesa come quella che non viene presentata istituzionalmente, la risata, la battuta in più, è quello, l'allenamento, che è un'esclusiva di Inter Channel, il segreto non svelato, che non è il colpo di mercato, anzi in quello non dico che siamo bulgari, ma siamo canale ufficiale, quindi dobbiamo essere attenti a dire solo quello che è ufficiale, diventato esattamente ufficiale. Però sicuramente e soprattutto in questa stagione cercheremo di, e soprattutto da questa stagione cercheremo di dare tutto quello che altrove non si può dare, quindi allenamenti, dietro le quinte, abbiamo veramente creato una serie di legami importanti che produrranno, spero, una serie di trasmissioni molto interessanti. Bene, allora io concluderei questa prima parte, prima di ritrovarla cammin facendo, con gli auguri che ci arrivano dall'Interclub Marcello Parisi di Salerno, e ringraziamo tutti i soci di questo Interclub, anche loro ci hanno mandato assolutamente un fax, un messaggio, ci stringiamo a tutta la redazione, un abbraccio di stima, affetto, pregno di riconoscenza. Grazie. Volentieri, grazie a voi, grazie a voi, un abbraccio molto molto forte e significativo. Allora, noi adesso ci lasciamo con una prima sorpresa, un primo contributo, al rientro un altro ospite, poi al rientro un altro ospite e poi gran finale con l'intervista al presidente Edoardo Caldara al dottor Moratti. Quindi mi sembra lei va... dove va adesso? Io vado... No, devo andare a fare un altro... E poi vedrete anche questo. Un'altra cosa che poi ritroverete più tardi. Grazie. Va bene, buon allora... divertimento. Guardate chi si ricorda quello che vi stiamo facendo vedere adesso. Alzi la mano. Prima lo guardi, però. Guardiamo. Ivan Ramiro Cordoba, finalmente è arrivato questo primo gol. Sì, finalmente, grazie a Dio. E... bueno... giusto per celebrarlo con mia famiglia, con mia figlia, lo stavo cercando da tanto tempo fa. Ti ho visto, l'hai dedicato a tua figlia perché hai fatto il gesto della culla, volevi farlo a tutti i costi ma ti abbracciavano, non ti consentivano di festeggiare come avresti voluto questo primo gol in nerazzurro. Sì, avevo pensato da tempo come festeggiarlo, ma in questa istanza era difficile. Però è bello, è bellissimo anche celebrarlo con i miei compagni, perché anche loro hanno fatto troppo per questa partita. L'hai fatto quasi come un rapinatore d'area di rigore, spalle alla porta, ti sei girato velocissimo, palla dentro. Sì, magari quando uno va a fare gol e fa tutto bene, no? In questo momento mi sono girato, la palla, ho visto che la palla era lì e ho calciato con tutta l'alma per fare gol. È l'esordio nostro in San Siro davanti ai nostri tifosi, dobbiamo fare una bella partita per cancellare un po' quello che è successo a Reggio Calabria. Sì, però questo credo che i tifosi sempre ci siano stati vicini. Io sono da 5 anni qua e i tifosi sempre ci sono seguiti, si seguiranno sempre, per quello che insieme al mister abbiamo voglia e ci dobbiamo aiutare entrambi per dare il meglio, soprattutto per la società, ripeto, che ha fatto tantissimo per portare a questa squadra dove deve stare in alto. Quindi cosa ti aspetti sabato dalla gente di San Siro? No, mi aspetto un grande pubblico che ci incoraggia come l'ha fatto sempre e dopo tocca a noi in campo di cercare di dare una gioia e vincere la partita. Eccoci qua, allora buongiorno signor Monzani, complimenti, ben trovato Roberto Monzani, conoscete, no? Sì, beh, sì, ben ritrovato, presentato grazie, quindi lo sanno. Grazie mille. Hai visto come si faceva alle conferenze stampa nel 2000? Sì, assolutamente. All style. Ho visto come funzionava. E lei ha visto la signorina Cordoba che lui faceva, sì, e adesso sì. Tanto primo gol, si gran sposa bel gol, fra poco, ormai, sì. Cioè quanti, no, 10 sono anni. Sono dieci anni, la bambina ormai fa le medie, quindi fa le medie, tenga presente un po'. Passa il tempo. È cambiato lei anche, tra l'altro, anche lei è cambiato. No, io sono sempre uguale. Allora, io direi di continuare. Tanto guardi, manda Marco. Grande, grazie mille. Lui c'è sempre, capitano. Intanto spieghiamo che avremo su questo lato,
per sì. chi guarda, che lato è adesso, sì, su questo lato di qua. Adesso abbiamo parlato del 2000, tac, 2001. Immagini di allenamento, 2000-2001, andiamo con un Di Biagio che un tempo faceva il calciatore, che molti pensano che sia soltanto una doppia voce. No, 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 perché sono arrivati dei messaggi, sì, sa, sì, dopo che ha fatto la doppia voce, la seconda voce in Palermo Inter. Sì, sì, sì. Tutti dicono, ah, ma che bravo questo opinionista, ma chi è? No, lui faceva il calciatore, c'è la testimonianza. C'era anche un Cristiano Zanetti con i capelli, tra l'altro. Aveva i capelli con una volta. Sessao, Materazzi col cappellino. Beh, sono bello rivedere queste immagini. Allora, prima di passare al 2001 e contributi del 2001, che so che lei ha preparato e c'è una particolarità, abbiamo Marco da Omegna che ci fa gli auguri. Non posso mancare l'appuntamento come ogni anno è Laura di fare gli auguri al mio adorato canale Nerazzurro. Grazie, Laura. Che festeggia, grazie. Faccia gli auguri a Laura. Ciao Laura, auguri. Sa perché? Perché è il suo compleanno oggi, auguri, oltre che il nostro, auguri, lei come Interchannel, anni e lei è un po' più vecchia di noi però, ma giusto un filo. Grazie, 16. Complimenti per i primi 10 anni di cui 5 pieni di vittorie, siete stati protagonisti insieme alla squadra, Attilio è abbonato da sa quanti anni? 7. Bravo, sa tutto però, ha studiato, o legge, cosa fa? Mi sa che legge, sbircia, a scuola guardavo. Allora, poi ne leggiamo altri, cosa ci gustiamo? Arriviamo adesso? Al 2001, arriviamo. Ci gustiamo una bella intervista del signor Scarpini al trio, Aldo Giovanni Giacomo, in quegli anni penso che fecero comparsa in televisione per la prima volta con Tre Uomini e Una Gamba, era quello l'anno, il 2001, di uscita di questo film, che ebbe un grande successo, alla Pinetina, per uno speciale con Roberto Scarpini, di cui ci godiamo un estratto, perché Interchannel, come voi sapete, è anche e soprattutto entertainment, non solo giornalismo. Giusto. Citrosolina granulare, bevo per dimenticare il mal di mare, viscerale. Questo mondo mi dà respirazione artificiale per resuscitare vecchio buon umore. Fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Fanno male i piedi pure di ballare, un pediluvio nel tuo cuore. Sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che una stella che mi torna a fare. Con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimbo non è un caso di nefrasteria, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che ci tocca fare, solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. La pallina da golf con cui Ronaldo si allena, diciamo, da Piano Gentile. Ah, non si allena con la palla? Prima si allena con questa per acquistare velocità, potenza, il tocco e poi con quella grande, però questa è quella usata da lui. Con il suo autografo? No, però sì, l'ha fatto ma molto piccolo, vedi, sì. È dentro in un buchino, non si riesce a vedere. C'è tutto proprio Ronaldo, Diva, eccetera. Da Lima. Esatto. R9 anche perché giustamente mette tutto. Com'è andata questa giornata ad Appiano in cui noi onestamente pensavamo di vedervi in campo, non a bordo campo? Sono problemi, son problemi di passaporto, soprattutto per Aldo, per cui sai, non, il mister non si arrischia a schierarlo perché non si sa bene di che nazionalità sia, no? E se soprattutto potrà giocare. Tecnicamente invece potremmo, no? Ecco, abbiamo visto dei, sul gioco, sull'allenamento del colpisci la traversa. Qualcuno Giacomo ha vinto. Due. Ronaldo mi deve 10.000 lire. Deve 10.000 io gliene devo 20 sui rigori, però sulla traversa, no? Io l'ho beccata un po' di volte, loro non lo so. Hai qualcosa da dire a tua di discolpa? Perché guardi, sembra io sonno. Io ho sonno. Hai sonno. Sì. Hai dormito fino adesso a vedere l'allenamento? Ma perché Tardelli t'ha anche ripreso. Ma lo stress di passare da sole all'ombra è dura.
Infatti vedo che ti sei messo anche un pullover. Ho dovuto mettere il pullover, togliermelo, ho lavorato per vedere sti quattro barlafus che ti tiravano. Perché se ci fossi stato in campo tu? Io non sono fortissimo sui due tocchi, sono molto forte sui tre tocchi. Tre, quattro. Quindi l'allenamento che segue, quello con il primavera, lo fanno a tre tocchi. Beh, allora è il nostro gioco. Quello è. Sul tre tocchi siamo forti. Tre è il quarto tiro, attenzione, quindi sono quattro. Cambola addosso un po' a caso, tre volte stop. Per tenerla lì. Stop, però lo stop ti va a finire sull'altro e sono due. Lo recuperi tre e poi tiro il passaggio quarto. Sbagliato, no, palla persa. Quindi la formula è esattamente questa. Quindi dopo tre uomini in una gamba dobbiamo dire tre tocchi e una palla. Tiro, esatto, potrebbe essere. Tre tocchi e una palla, Roby. Era un bel servizio, era un gran bel servizio. Questo. Agli origini loro ci hanno accompagnato, un po' come tanti altri tifosi dell'Inter imminenti, ci hanno accompagnato in questi dieci anni, quindi sono sempre uguali peraltro. Loro sono uguali, gli altri sono tutti un po' cambiati. Non so se avete fatto caso a quelli che si sono visti, sono tutti diversi, compreso Gigi Scarpini qua. Adesso sono cambiato, cioè l'evoluzione della specie. A proposito cosa di Gigi, ci scrive Gigi da Modena, in realtà si chiama Giorgio, ma è detto Gigi. 10 anni da compagno fedele e rinunciabile della mia vita, 10 anni di gioie e amarezze, di vittorie e di sconfitte, 10 anni di gol e gol e gol, 10 anni ad aspettare prima e a celebrare poi scudetti e coppe, eccetera, 10 anni sempre insieme, auguri Inter Channel, saluto a tutti quanti. E allora io le faccio una domanda, signor Scarpini, mi dica lei qual è uno dei momenti più importanti del palinsesto di Inter Channel annualmente? Non la so. C'è la domanda di riserva. Ma no, ma lo sa benissimo, guardi che lo sa benissimo. Qual è uno dei momenti dell'anno nel quale c'è tanto lavoro? Ah no, ma l'ha scritta questa. Ma l'ho scritta, l'ho scritto qua. L'ho scritto qua, sì. Ah, il ritiro estivo! Devo leggere. Non era preparato. Non la sapevo questa. Vabbè, facciamo il ritiro estivo. Il ritiro estivo. No, leggo ancora un messaggio. Posso, poi veniamo. In un momento di pausa di lavoro voglio mandare gli auguri a Emanuele da Borgomanero, da Fuori Grotta, Napoli. Come si può chiamare? Gigi. No, Ciro. Grazie, in bocca al lupo per altri 10 anni di vittoria. Complimenti per le gare della primavera che fate vedere in diretta, le aspettavo da 10 anni. Con il signor Villa enorme, peraltro. Con l'enorme signor Villa, perché anche lui insomma ha messo su qualche chiletto, bisogna riconoscere. Poi lo dico adesso che c'è lei, poi dopo dirò al contrario quando arriverà lei. Allora, abbiamo detto del ritiro estivo, perché se Inter Channel è vero che è entertainment, com'è? Yeah, entertainment. Sì, cioè, dire che è divertimento, insomma, cerca di si ride anche un attimino. Di ricordarsi che si parla di calcio. Di cose io più la serie, guardo e rido, quindi cioè, è un po' di intrattenimento. Il ritiro estivo, che cosa ha inventato Inter Channel? Il ritiro estivo? No, la maniera di seguirlo. Bravo, non soltanto venendo quando si può, dove c'è il ritiro, ma gustando solo da casa, come essere in ritiro. Giusto? Sì, assolutamente, l'abbiamo fatto da tanti posti, da Bormio, l'abbiamo fatto dall'Alto Adige, in realtà abbiamo iniziato, ma non eravamo ancora in onda, a Sarre, in Val d'Aosta. Ah, mi ricordo. Sarre, Val d'Aosta. Ma noi adesso siamo nel 2002 e quindi? Andiamo a vederci una settimana, era un ritiro intera. Speciale, ritiro Bormio, 2002. Vediamo. 2002. Siamo quasi alla fine della prima settimana di ritiro a Bormio, una settimana che è stata molto intensa, ancora a ranghi ridotti, ma cominciano ad arrivare i primi reduci dal mondiale. Ieri è stato il turno di Sorondo, oggi quello di Recoba. Il clima fresco della Valtellina ha permesso ai giocatori di allenarsi in maniera ottimale, con grande soddisfazione dello staff tecnico e di Hector Cooper. La prima sensazione è benissima perché abbiamo giocatori della primavera e hanno entusiasmo, stimolo, e questo è importante perché nos aiuta a fare un lavoro molto concentrato, molto importante. È vero che non siamo tutti, però quando il 15 già arrivano anche l'8, il 7, in diverse fecce arrivano i giocatori, però io credo che l'importante è questo lavoro qui, per formare la squadra di nuovo, per il carattere di tutti quelli giocatori che hanno venuto adesso,
credo che sirve, sirve molto. Siamo soddisfatti perché abbiamo fatto una programmazione di un lavoro e possiamo portarlo avanti. I giocatori sono stanchi, ma anche loro sono soddisfatti di tutto il lavoro che si sta facendo e della prima amichevole vinta 13-0 contro la Bormiese. Abbiamo cominciato l'allenamento dopo due settimane, adesso va un po' meglio e era la prima partita di questa stagione e siamo contenti di avere giocato. Bisogna lavorare molto di più e con serietà e cercare di dare ogni allenamento, ogni partita tutta la grinta possibile. Abbiamo iniziato bene, anche se abbiamo pochi giorni nelle gambe, stiamo lavorando ancora, manca ancora 10 giorni qua e spero che questo lavoro si riesca a pagare alla fine, perché abbiamo il nostro obiettivo avanti, che è il Champions League, prima mia, spero di fare le partite buone, così andiamo avanti. Beh, insomma, abbiamo rivisto il signor Ettore, uno su tutti, sì. Le stagioni di Bormio. L'Orso Bruno, joystick anche Dalmà. Allora, beh, insomma, il ritiro visto e raccontato sempre con la massiccia presenza della macchina di Inter Channel, con tutti gli allenamenti, le interviste, approfondimenti, con gli spettacoli con la gente, perché a Bormio si faceva prima a Bormio, poi a Brunico, degli spettacoli sul palco, in piazza, insomma, bello raccontare e vivere diverso la situazione americana, dove hai tutte queste cose tranne i tifosi che ovviamente sì, fino al fondo non arrivano. Contorno differente, ovviamente negli Stati Uniti si può raccontare di più l'ambiente dove si vive, meno chiaramente la pazienza dei tifosi che rimangono a guardare gli allenamenti sotto il sole. Allora, l'Inter Club Reggio Emilia, grazie per questi meravigliosi 10 anni, complimenti per aver tagliato un imponente traguardo. Con voi l'Inter è entrata nelle nostre case ed è sempre con noi. Gianni da Montesarchio, grazie e complimenti. E auguri, socio dai primi secondi, Adriano, grazie, ci avete dato tanta felicità. Grazie a tutti quanti e noi ringraziamo anche Adriano. Nello Dallo Studio non poteva mancare, faccio i miei auguri per i 10 anni di splendida visione per noi tifosi Inter Channel. Allora, andiamo avanti con gli anni, passiamo di anno in anno come 2003, l'ape Maia che vola di fiore in fiore. Noi andiamo al 2003, ha detto che Inter Channel è anche intrattenimento, ma io mi permetto di aggiungere, perché è stato sempre un punto di mando, una televisione anche che si può ascoltare, ovvero grande musica. E la grande musica nerazzurra chi è? Luciano Ligabue. Vediamo. Non solo. Beh, io cerco di raccontare di solito le cose che vedo, quindi in mezzo anche a queste cose c'è ovviamente la gente che vedo, la gente che conosco, la gente quindi che anche la gente che frequento, gente che non ha occasione per finire nelle pagine dei giornali, quindi la gente normale. Mi piace molto raccontare di quella parte lì, perché è una parte che non sempre viene raccontata. Tu hai parlato molto anche ultimamente di ironia nelle tue canzoni, di comicità, probabilmente riferita al mondo, immagino, che forse manca anche al mondo del calcio, questa ironia e questa voglia di prendersi in giro. Ma il mondo del calcio è un mondo che ovviamente è molto serio perché comunque mi sembra anche un po' nervoso, cioè credo che i giocatori siano molto legati, nel senso che possono parlare pochissimo. Devono essere sempre molto diplomatici, perché per ogni parola leggermente storta che mollano, il giorno dopo c'è il titolone sul giornale, c'è il caso, c'è la polemica, perché d'altronde di calcio si parla fin troppo e i quotidiani sportivi comunque hanno in ogni caso da occupare le loro pagine dal lunedì al sabato. Quindi è ovvio che a quel punto qualsiasi stronzata è buona per riempire le pagine. Devo dire che qua sono tutti molto abbottonati, qua sono tutti molto attenti, i calciatori mi sembra che siano diventati sempre più diplomatici, sempre più attenti per appunto non finire in nessuna trappola di nessun giornalista. E quindi questo ti mette in una condizione di difesa estrema, in fondo comunque stiamo parlando di sport, no? Stiamo parlando di una cosa che ti può dare gioia, felicità o tristezza, eccetera, però non è proprio che sia questione di vita o di morte. Invece lo sta diventando sempre un pochettino di più, è una roba molto esasperata e quindi credo che se anche nel caso ci fosse un pochettino più di ironia, un pochettino più di gioia, un po' più. Cioè io sono felicissimo che abbia vinto il Brasile il mondiale, cioè a parte una volta che esce l'Italia,
con quello che questo comporta, poi alla fine sono felice che venga il Brasile, proprio per il tipo di allegria con cui loro vivono il calcio. Secondo me il calcio dovrebbe essere comunque uno sport più allegro. C'era l'approfondimento anche, eh? L'approfondimento, sì, questo è, c'è l'approfondimento, questo era un esempio delle tante interviste realizzate perché, in questi anni. Perché è un cantante che ha un perché, insomma ci sono, cioè, no va bene, ci sono, no, quali, nel senso, ma quali, no, ce ne sono alcuni interviste, sono tutti, cito, allora, tutti per bene. Max Pezzali, Vasco Rossi, sì, lui, insomma ce ne sono Celentano, tanti, Celentano, andiamo, cioè, avanti. Mattia Bazzar, pure. Beh, pensa sì, un po'. Pare. Va bene, allora io, insomma, Interciano in tanti anni anche i grandi protagonisti della musica, dello spettacolo, dello showbiz. Mi piace, quando usa queste parole sono certo, finite. Certo. Piero da Roma, complimenti per questo bellissimo anniversario, siete bravissimi, mi fate compagnia tutti i giorni. Auguri per i vostri 10 anni Anita da Bolzano. È un po' che non scrivo, ma non potevo non fare gli auguri al mio canale Sky preferito e tutte le fantastiche persone che ci lavorano. Alessandra.